Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale MDS, io sono sempre il vostro Alastel e oggi ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Dai ninja. Mastino. Mastino aumenta i critici, potrebbe essere buono sotto gli harvester. Ma altri hanno questo tipo di supporto su spade e questa calcio rotante. Vabbè, il fatto che prende meno danni da caduta, balzo della mantide, il calcio rotante che costa meno, danni aumentati con spade, asce e falci, lo squarcio del drago, calcio rotante infligge vulnerabilità, l'assassinio, calcio rotante più veloce, il fumogeno. Assassinio potenziato e il calcio rotante che fa un male bastardo. A me non piace il calcio rotante. Il ninja io lo vedo più come entro ed esco dalla mischia velocemente, quindi dover fare tutta l'animazione di un calcio rotante piuttosto di poter uscire dalla mischia con un doppio salto tirando degli shuriken su un bersaglio preciso. Diciamo che preferisco la seconda opzione che piuttosto che entrare in mischia e dover fare un calcio rotante, che non so neanche se sbalza. Si stordisce per 3 secondi, ma boh, diciamo da rivedere. Piedi pietra. Come bonus ha istinto omicida che aumenta di più lo scudo sul grido di guerra dei soldati. Poi asce, vabbè, Shinobi, fumogeno, il salto della mantide come ogni cosa. Fumogeno più veloce. Danni, vabbè, con le armi taglienti aumentati. Calcio rotante, la tecnica d'ombra, che è la versione scarsa di assassinio. Calcio rotante con meno energia, calcio rotante che stordisce di più. Già a me lei piace di più di quella di prima, tanto per dirvi, se dovessi usare un calcio rotante. Ha lo shuriken, non ha lo squarcio del drago, però fumogeno che dura di più e il calcio che fa ancora più impatto, quindi più probabilità di far tentennare gli avversari. Fra questo e questo preferisco questo. Sentinella che noi abbiamo per via di caffeina pura, che con un ninja avere l'energia che ti si carica al 12% più veloce è vitale, perché esci un secondo dal combattimento, ritorni che già sei già a full energia, piuttosto che magari essere al 70%, all'80%, che fai quelle due skill e ti ritrovi già senza energia e devi tornare indietro. Invece con questo ne esci, ti si ricarica subito, fai le tue skill, non hai finito tutta l'energia perché si era ricaricata subito, quindi hai ancora l'opportunità di ricaricarla un secondo, basta solo uscire quegli 8 secondi dal combattimento per riaverlo di nuovo e tornare subito a essere nel pieno dell'azione. Dicono che non si usi più caffeina pura perché non serve, non lo so, appena finirò di lavorare su Edge Sentinella lo proverò e vi farò sapere come supporto. Lui di sé ha Shinobi, gli Shuriken, balzo della mantide, gli Shuriken che costano meno energia, gli Shuriken che ne lancia uno schema 1-1-2, quindi lancerà uno Shuriken e due Shuriken che partono vicini e vanno leggermente ad allargarsi, lo squarcio del drago più lungo, uno schema di lancio più shuriken con lo schema di lancio 1-2-2, squarcio del drago che costa di meno, il calcio rotante, gli shuriken che possono perforare i bersagli e
lo squarcio del drago che lascia una scia di energia che infligge ancora danni, tipo quando ci sono quelli con le api che ti lasciano le nuvolette di api in giro, tu lo fai con lo squarcio del drago. E bueno, da provare, ve l'ho detto, da provare, sia come eroe sia come supporto. La maletale ha questo, lezioni di anatomia, che io lo trovo fantastico, e corrosione, che i critici infliggono il 15% di danni ogni 3 secondi e riducono, delle armi da mischiare naturalmente, e riducono ulteriormente la velocità di movimento del 30%. Not bad. Di suo ha Shinobi, Shuriken, Balzo della Mantide, gli Shuriken che applicano tormento, gli Shuriken che hanno meno CD al calcio rotante, ha Assassinio, che è grossissimo, aumenta il critico delle armi taglienti, la cascata, quindi gli Shuriken con lo schema 112, squarcio del drago, Assassinio potenziato, e lama corrosiva, che è quella che abbiamo letto prima nel suo bonus. Anche questo è un eroe da provare. Scorch Drago. Non serve che vi dico nient'altro. Scorch Drago. Ninja Drago. Il setup attualmente più forte dei ninja. Cosa ha lui? Shinobi, Balzo della Mantide, Squarcio del Drago. Squarcio del drago che ti costa 15 energie in meno, che va più lungo, ha gli shuriken, ha la tecnica d'ombra. Lo squarcio del drago ti attiva tecnica d'ombra. Tecnica d'ombra ancora più potenziata, il fumogeno. Più danni durante tecnica d'ombra. Lo squarcio del drago che raddoppia l'area d'effetto e infligge il 50% in più di danni. Ragazzi, è troppo forte il ninja drago. Ma veramente ne stiamo a parlare. Dai, su, lo sappiamo tutti. E per di più, se lo metti dietro un costruttore, la tua carica lascerà danni per tormento. E questo, signori, c'è poco da dire. Ricordatemi che tormento è quel danno che entra su tutto, su corazzato, sugli elementali, sui resistenti. Il tormento è un danno che prendono tutti. Se poi sono deboli al tormento, beh, signori, che stiamo ancora a parlare? Ricordatevi questo nome. Scorch Drago, Ninja Drago. Pie veloce. Io sinceramente di pie veloce non ho ancora capito una cosa. Intanto andiamo a vedere come tattico che le uccisioni in mischia ti fa muovere più velocemente. Ok. Shinobi, Balzo della Mantide. Più veloce, squarcio del drago, ancora meno danni da caduta. Gli Shuriken, assassinio prolungato, il doppio salto ti costa nulla, fumogeno, assassinio ti fa muovere più velocemente, coda del drago. Ma ok, sono velocissimo, sono Flash, dai, diciamolo. Ha anche la faccia da, non da Flash, ma da Bolt, quindi sono velocissimo, ok. Ma a parte assassinio, come li faccio i danni? Rispondetemi nei commenti. Solo con le armi? Demon Mask. Io questa, sinceramente, ragazzi, non è che l'ho capita molto come sopra, eh. Andiamo a vedere lei, Shinobi, Fumogeno, Balzo della Mantide,
25 secondi in meno su fumogeno, che non è male. 15 in energia in meno su fumogeno, che ok. Ricordatevi che fumogeno lo usate solo in caso di estrema necessità. Qua te lo fanno usare sempre, non cioè, capite perché sono un po' perplesso su di lei. Shuriken, tecnica d'ombra. Sei più veloce dopo aver usato fumogeno. Se usi fumogeno, entri in tecnica d'ombra. Hai lo squarcio del drago. Di Mach, che è quell'abilità che ti permette di avere lo scudo continuamente che si ricarica. Vedete? Vai in tecnica d'ombra e lo scudo del ninja continua a caricarsi. E fumogeno che dura di più con scudo rapido come supporto. Sulla carta lei sarebbe un eroe fortissimo, perché ha il fumogeno quasi sempre che gli entra in combo. Faccio fumogeno, sono in tecnica d'ombra, ho lo scudo che mi si continua a rigenerare, ma il ninja non è fatto per stare in mezzo alla mischia, almeno che non sei il Reaper. Cioè, non ha potenziamenti sui danni. Avete notato che non ha i potenziamenti sui danni da mischia? Cioè, io cosa devo fare? Entrare, tirare fumogeno, riuscire, entrare fumogeno, tirare fumogeno. Cioè, non ha senso. Per questo mi lascia molto perplesso quest'eroe. Se la troverò, la proverò. Per adesso, no. Assassinia. Veniamo al ninja assassinia. Già, con l'aumento di energia non ci facciamo nulla. Diciamocelo proprio fuori dai denti, non ce ne facciamo nulla. Lei è bellissima perché Sara è uno dei ninja con la skin più bella, ma il suo bonus non serve. Andiamo a vedere lei. Shinobi Shuriken, salto della mantide. Aumenta l'efficienza energetica degli attacchi pesanti con le spade del 150%. Wow! Salta più in alto. Ha lo squarcio del drago. Ha assassinio. Assassinio che dura di più. Cioè, no, non ho capito perché qua hanno scritto aumenta efficienza energetica e qua riduce efficienza energetica. Vabbè, avranno detto che ci sarà scritto aumenta in inglese, hanno sbagliato, o magari riduce il costo. Forse aumentare l'efficienza energetica vuol dire che ti costa meno. Qua voleva dire che riduce di ancora di più l'energia per l'attacco, diciamo quello secondario con la spada. Comunque, questa con la spada fa un male porco, c'è poco da dire. Al fumogeno, assassinio migliorato, e per di più i danni. E i danni che fa restano come dot. Ragazzi, c'è poco da dire. Questa entra da spadata a destra manca con l'attacco, possibilmente con una spada che abbia di attacco secondario un pattern d'attacco swing, 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 tre swing laterali o con due laterali e un affondo. Quest'eroe diventa un mostro. Anche questa, appena la troverò leggendaria, me la proverò. La versione migliore di Sara, a mio avviso, la Shuriken Master. Partiamo subito da lei. Shinobi, Shuriken, balzo della mantide. 3 secondi in meno sugli Shuriken, quindi ce li abbiamo ogni 3 secondi. Shuriken
Shuriken in schema di lancio 112, fumogeno, 15 di energia in meno sugli Shuriken, quindi li abbiamo ogni 3 secondi a costo 15. Shuriken con schema di lancio 122, gli Shuriken fanno tormento, squarcio del drago. Schema di lancio degli Shuriken 1-3-3 e perforanti, ragazzi. Questa con gli Shuriken fa quello che vuole. Questa entra di squarcio, doppio salto indietro e tiri gli Shuriken e già stai facendo un discreto danno a tutti. Meglio se entri con gli Shuriken. Dai due colpi, esci col doppio salto e vai di nuovo di Shuriken per pulire la wave davanti. Entri di squarcio, fumogeno, salti, doppio salto all'indietro e Shuriken da givare a tutti i nemici davanti a te. Ed è già fortissima così. In più, supporto, danni abilità. Incrementa del 10% i danni di tutte le abilità, tutte ragazzi, tutte. Sotto qualsiasi eroe la mettiate, se ha un'abilità che fa danno, ne fa di più. Provatelo un po' sotto costruttore. Provate Mega Base, Shuriken Master, base pesante e vedete cosa ne viene fuori. Un delirio. E poi vabbè, punti di pressione che riduce la velocità di movimento di quelli colpiti dal pugno dello straniero del 30%. E già, vabbè, il tattico non è il the best of, ma ragazzi, il supporto è god. E poi spadaccino. Shinobi, fumogeno, balzo della mantide. Più veloce, danni sui danni taglienti, quindi spade, asce e falci, shuriken, tecnica d'ombra e assassinio più lungo, squarcio del drago, più danni durante tecnica d'ombra con la spada, più danni con la ok. Ancora più danni con la spada durante tecnica d'ombra. Bonus. Questo vi dicevo che era il bonus buono sui danni taglienti. Tutti i danni taglienti. E poi, se lo metti sotto un soldato come tattico, ti aiuta a scappare dopo l'onda d'urto. Lui l'ho usato pertanto come prima linea e mi ci sono divertito. Passato a supporto di Fiona Mietitrice, mi ha svoltata la Fiona. Passiamo agli stranieri e abbiamo Gendarme come supporto, aumenta il 10% lo scudo massimo. Grazie, ma no grazie. Vabbè, acquisto oculato, il pugnazzo carica antimateria, lama pignatta come al solito, a Teddy buono, Teddy che dura di più, scudo in più, la traslazione buono, Teddy che spara più lontano, scudo fasico. Ah, ok, se metti Teddy con frammento è più forte. E lo scudo continua a rigenerarsi anche se subisci i danni, ma al 20% della velocità. Teddy rallenta, vabbè, sul pezzo, quello che è, lo sappiamo tutti, per avere più danni coi picconi. Teddy che spara più veloce, Teddy più lungo e che fa ancora più danni. Questo. Grizzly, Shuriken Master, comando e il Teddy si fa la missione mentre tu farmi. Ti devi solo ricordare di andargli a prendere il frammento
e andargli a prendere la posizione giusta in modo che lo metti lì e lui fa quello che deve fare. Scout ricognitore. Vi anticipo già che bottino pieno quando farmate è God. Andiamo a vedere lei. Acquisto oculato sul pezzo e la mappignatta. Ha elettrotorre. Ha la supervista. Quindi vede più facilmente i tesori. Durante sul pezzo si muove più velocemente, ha la traslazione, aumenta di 1 la possibilità di vedere i tesori, aumenta la velocità di movimento dopo la traslazione, al 6%, mentre lei ne dà il 3 agli altri, al 6% di trovare il bottino doppio, al pugno, mentre è sul pezzo. Aumenta di più. E naturalmente il Teddy e l'elettrotorre si ricaricano più velocemente se usati col frammento. Buono, 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 tanto buono. È un buon eroe questo per farmare. Se non avete un apripista, scout ricognitore. Se non avete scout ricognitore, apripista, ma ci arriviamo dopo. O percussore, ma ora ne andiamo a parlare. Avanguardia di bonus dice che i colpi stordenti, cioè i colpi in mischia, hanno più impatto e stordiscono, che non è male per un certo setup con un certo costruttore di cui non vi devo parlare, sapete di cosa parlo. Lui invece ha acquisto oculato, carica antimateria, la lama pignatta, porta elettrotorre, ha il pugno più veloce, pugno ancora più veloce se si spacca se si fa danni a una struttura, la traslazione più rapida. Che ti fa andare più rapido, l'energia che si recupera più velocemente sul pezzo, e il pugno che fa più male e 5 cariche di traslazione. Mi sembra un ranger senza il bonus sulle pistole, a dire la verità. Non ha Teddy e questo già lo rende molto zonato, può essere messo al posto di un ninja, questo sì. Nel setup ideale, costruttore, soldato, ninja, straniero, se vi manca il ninja, mettere Suti avanguardia potrebbe essere una buona sostituzione. Questo OP, ragazzi. Giovane, 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 no, faccio sti soldi, tanto poi ne rifarò, perché lui, ragazzi, cosa vi devo dire del percussore? Il percussore è il connubio perfetto tra farming e danno. Acquisto oculato, carica antimateria, lama pignatta, Teddy. 10 punti di energia in meno sulla carica, 5 secondi in meno il recupero. Ha sul pezzo, se fa danno recupera ancora più corto e si prende 6 vigore. È più lungo il pugno. Il pugno può essere caricato fino ad arrivare a fare il 150% di danni al blink. Cioè, il pugno fa un ulteriore danno contro i nemici. Ha più impatto. E può respingere anche i nemici grossi. È un ottimo connubio tra farm e DPS. Difficilmente avrete problemi con il giovane fuoriclasse, capocampione come Ronaldo.
E niente, signori, questo è non è il mio preferito in assoluto, ma è uno dei più che uso di più per evitare che mi venga che mi dicano sei qua solo per farmare. Ah, sta gente. Segugio. Segugio sinceramente non mi distinto, non mi piace, ma andiamola a vedere insieme. Ottimo supporto. Perché aumenta il danno dei colpi critici, trasforma l'esca nell'esca che fa danno a tempo e non è male. Scusate. Ha acquisto oculato, elettrotorre, ecco perché non mi piaceva. A me non piacciono molti quello con elettrotorre, a parte qualche eccezione. Lama pignatta a Teddy, quindi li ha tutti e due, già si sta salvando. Potenzia elettrotorre, potenzia la durata di elettrotorre, potenzia il raggio di Teddy, ha sul pezzo, elettrotorre più lunga, Teddy rallenta, elettrotorre che spara più fulmini, il pugnazzo, elettrotorre Teddy più veloci se lanciate con frammento a recuperarsi e più danno di elettrotorre. Ok, tanto controllo, vi devo dire la verità, ha un sacco di controllo perché Teddy che rallenta, cioè butti Teddy che incomincia a sfoltire, butti l'elettrotorre davanti a Teddy un po' più avanti, cioè fai il pugno dove arrivi, piazzi elettrotorre, hai il blink, mi sa di no, infatti non ha il blink, quindi fai il pugno. Entri in combattimento, butti l'elettrotorre, tanto col danno che fa l'elettrotorre saranno tutti occupati a riprendersi con Teddy che continuerà a sparare la sua pioggia di frammenti. Hai tutto il tempo di andarti a rimettere dietro il Teddy e incominciare a sparare anche te per poi ripetere tutto questo giochino. Controlli benissimo gli spazi con questa con quest'eroe qua. Il problema è che molte volte ti attaccano in campo aperto da più direzioni, quindi o sai che ti arrivano nei cul-de-sac in posti molto stretti, oppure rischi di essere molto dispersiva. Vero, puoi controllare due direzioni, una con Teddy e una con elettrotorre, ma c'è di meglio. L'abbiamo già visto, c'è di meglio. Specialista d'urto. L'altra versione del giovane fuori classe. Acquisto oculato, traslazione fasica, lama pignatta, elettrotorre, elettrotorre più lungo, di tempo, più danni, il pugnazzo. Ah, ok, sì, ce l'aveva. Scusate, mi ero svarionato e ho detto, ma ce l'ha? Sì. La traslazione più veloce, l'elettrotorre che fa più fulmini, che dura di più, ha sul pezzo, più danni di elettrotorre e due traslazioni fasiche in più, quindi arriviamo a 5 traslazioni. Sì, è veloce, molto veloce, ha un elettrotorre interessante, ma ve l'ho detto, senza Teddy per me gli stranieri perdono molta efficacia. Elettrotorre, ok, fa danno, ma Teddy uccide. Qui in pioniere. Bonus. Velocità, più velocità sui pavimenti costruiti. Interessante. Ah, ma ci siamo dimenticati di vedere. Scusatemi, ragazzi, il bonus suo. Onda d'urto fornisce 40% di resistenza ai danni. Not bad. Questo veramente come non è male. Torniamo alla nostra Queen. Acquisto oculato, lama pignatta, Teddy, già c'ha Teddy. Elettrotorre, ok. Teddy più duraturo come l'elettrotorre al pugnazzo, vabbè, sui pavimenti si muove più velocemente. Elettrotorre ancora più duratura,
Teddy che rallenta sul pezzo, Teddy ed elettrotorre più veloci a recuperarsi se usati con un frammento, e Teddy che spara più veloce. Già questo mi piace di più di quello di prima, che invece potenziava di più le elettrotorri. Apripista. L'apripista. Il supporto è solo per il farming, perché fa fare più danno agli strumenti di raccolta, quindi è chiaramente per il farming. Cosa ha lei? Ha questo oculato sul pezzo, la mappignatta, il teddy. Sei più veloce durante sul pezzo, hai la supervista, carica antimateria, bottino pieno, lavoro. La supervista più lunga, la traslazione, lama di diamante. Incrementa del 50% la resa dei materiali da costruzione e dei componenti da creazione nell'ama pignatta. Rilascia cristalli e raddoppia la quantità di minerali rilasciati quando l'ama pignatta viene distrutto completamente. E poi ha pezzo pregiato, il pezzo più velocemente. Capite perché apripista si usa per farmare? Tu prendi, ti butti il lama, te lo distruggi da solo e ti sei fatto milioni di materiali. Apripista. Farmare number one. Poco da dire. Ranger. Neanche da dire che aumenta il danno sulle pistole. Ranger. Lui ha questo oculato, la traslazione, la lama pignatta, il teddy. Aumenta il critico con le pistole. Ha un pochino più di scudo. Ha il pugno. Ha un 70% in più sui danni coi critici sulle pistole. Lo scudo che si continua a rigenerare anche se subisci danni. E il teddy con più danni se lo lanci con frammento, fai più danni con le pistole, hai sul pezzo, se blinchi ti leva tormento, fatica, vulnerabilità e rallentamento, e hai due cariche aggiuntive di blink. E voi mi direte: è forte il Ranger? Sì, ragazzi, il Ranger è forte, sia lui sia come supporto a Ryo agente sul campo. Che tu giochi Ranger o che tu giochi agente sul campo è la stessa cosa, più o meno. Cioè, per quello che riguarda le pistole, uno sotto l'altro. Perché non ce l'ho? Semplice, ragazzi, io ho la skin, quella di Halloween. Andiamo a vedere lo scout fasico e poi ci salutiamo. Scout fasico, acquisto. Ulatico, traslazione fasica, lama pignatta, elettrotorre. Se fai la traslazione sei più veloce, riduce il 3% la ricarica la ricarica delle cariche, oh mio Dio. Vabbè, quello sul pezzo, lo scudo fasico, ormai l'abbiamo imparato a conoscere, la supervista. La traslazione fasica ti porta più avanti. Pugnazzo, 5 cariche e sul pezzo potenziato. Mi sembra un mix, ma in mia opinione sembra un mix mal riuscito tra un'apripista e un ranger. Ha preso le cose per essere più veloce sul campo, cioè per esplorare velocemente. Ah, guardate, c'è anche nella de descrizione una traslazione fasica sul pezzo per esplorare aree a velocità incredibile. Ecco, questo fa esplorare, non farma e non fa danno. No, no, andiamo a vedere il bonus. Più veloce. Qualsiasi personaggio più veloce in movimento, tecnica d'ombra con velocità relativa, not bad.
bad questa seconda, ma molto situazionale. Voto 4. No, scherzo. Non mi piace tantissimo, sarebbe da provare. Il giorno che riuscirò a trovarla, ve lo dirò. Anche per la seconda parte del video sul registro raccolta è tutto. E ci vediamo naturalmente ad un prossimo video. Ricordatevi il nostro mantra. Like, iscrizione, campanellina se vi interessa, se non vi interessa non lo fate, l'importante è che impariate a giocare. Bella!